Catanzaro, auto si ribalta, morto un 36enne e due feriti. Premiate le scuole vincitrici di un concorso indetto dall'associazione Universo Minori. Volley soverato vittorioso con il Millennium Brescia in gara 1 dei quarti di finale dei play-off. Ben ritrovati al consueto spazio informativo di S1TV. Apriamo il notiziario odierno con la pagina della cronaca. Un morto di 36 anni, Umberto Fratto, e due feriti, di cui uno in gravissime condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani alle porte di Catanzaro sulla statale 280 che collega il capoluogo alla Lamezia Terme. Un'auto si è infatti ribaltata pochi metri dopo aver percorso la galleria del San Sinato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia stradale. Beni per circa 1 milione di euro sono stati sequestrati da personale della DIA di Reggio Calabria con il coordinamento della DDA all'imprenditore Rosario Aricò, di 57 anni, che operava nel settore dell'ortofrutta. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale su proposta del direttore della DIA, Nunzio Antonio Ferla. L'uomo coinvolto nell'inchiesta Archi è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione con sentenza passata in giudicato per associazione mafiosa quale partecipe della cosca Tegano. Secondo l'accusa avrebbe supportato le azioni criminali della cosca. Per l'emissione del provvedimento il Tribunale ha tenuto conto anche della sproporzione tra i redditi dichiarati dall'uomo e dal suo nucleo familiare rispetto agli acquisti effettuati nel tempo. Contro Aricò hanno fatto dichiarazioni anche due collaboratori di giustizia. Il sequestro ha riguardato una villetta e due appartamenti, due auto e disponibilità finanziaria. Un autobus delle linee urbane ha preso fuoco stamani alla Lamezia Terme durante una corsa. A bordo del mezzo, che effettua collegamenti tra i quartieri della città, in quel momento non c'erano passeggeri, ma solo l'autista, che è rimasto incolume. L'ipotesi più probabile è che si sia verificato un cortocircuito. Ad accorgersi delle fiamme e del fumo nero che uscivano dalla parte superiore dell'autobus dove è collocato il motore è stato proprio il conducente, che è giunto nelle vicinanze del commissariato di polizia e ha bloccato la marcia evitando ulteriori conseguenze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno spento le fiamme. I vigili urbani hanno attuato delle deviazioni del traffico veicolare per limitare i disagi agli automobilisti. Cambiamo argomento. Noi ragazzi di oggi, donne e uomini del futuro, uniti contro l'illegalità. È il titolo di un concorso indetto dall'Associazione Universo Minori, guidata dalla dottoressa Rita Tulelli in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Catanzaro, rivolto agli alunni delle classi prima e seconda degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della città di Catanzaro. Il concorso aveva come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi alla lettura e all'interpretazione critica di un testo, Fragola, limone e cioccolato, un'intesa vincente, scritto proprio dalla Tulelli. Ogni scuola ha partecipato alla gara presentando degli elaborati che sono stati valutati successivamente da una commissione di esperti. Le scuole premiate si sono così classificate. Il primo posto è stato assegnato all'Istituto Comprensivo Casali Nuovo, che ha ricevuto in dono un personal computer. Il secondo posto è stato conquistato dall'Istituto Comprensivo Mater Domini, il quale ha vinto un videoproiettore, mentre il terzo posto è stato assegnato ex aequo agli istituti comprensivi Manzoni e Patari Rodari, ognuno dei quali ha ricevuto uno scanner. I premi sono stati consegnati nel corso di un convegno tenutosi nella sala concerti del comune di Catanzaro alla presenza del procuratore aggiunto della procura di Cosenza Marisa Manzini e dell'avvocato del foro di Catanzaro Claudia Conidi.
E ora la pagina dello sport. Vince la gara 1 dei quarti di finale dei playoff promozione la Volley Soverato, che al Palace Coppa supera il Millennium Brescia per 3-7-1 in una partita dura, ma che le ragazze del presidente Matozzo hanno vinto con grinta, cuore e determinazione. Tecnico del Brescia Enrico Mazzola, commentiamo questa sconfitta qui a Soverato 3-1 in gara 1 dei quarti di finale playoff. Una Brescia che comunque ha giocato una buona pallavolo, ha dato del filo da torcere a questo Soverato e probabilmente resta il rammarico per quel terzo set sul quale eravate a un certo punto 13-20. La vinta, il cambio che hanno fatto loro di questa ragazza nuova che praticamente ha giocato 3 punti fino a qua. Ci ha messo in difficoltà, non la conoscevamo, ha fatto dei colpi che non sapevamo e nel quarto set dopo si è visto che l'abbiamo fermata e difesa di più. Perciò l'ha vinta quel cambio lì secondo me. In più vorrei dire anche qualche errore arbitrale che non mi aspettavo. Qualche arbitrale nel quarto che ci ha frenato nel recupero. Per il resto io sono veramente contento di come si è espressa la mia squadra. Non pensavo che potessimo arrivare ancora a questo punto della stagione dopo una stagione per noi lunghissima, ricordiamoci che eravamo la neopromossa, io ho organizzato una preparazione per cui la squadra potesse partire subito al massimo, sin dalle prime giornate, per cercare di portare a casa subito i punti che ci permettevano di pensare a una salvezza facile. Così non è stato perché dopo un po' a metà campionato abbiamo avuto dei problemi fisici, abbiamo conquistato la salvezza a qualche giornata d'anticipo, adesso ci stiamo giocando i quarti di finale e vi assicuro che non è ancora finita. Un Brescia che nonostante abbia perso, diciamo così, malamente quel terzo set dove era nettamente in vantaggio, nel quarto però non si è abbattuto, ha lottato, ha giocato punto a punto, quindi ha dimostrato anche carattere. Questo sicuramente è un buon viatico in vista della gara di ritorno che si disputerà fra 3 giorni a Brescia. È per questo che sono orgoglioso di queste ragazze qua. C'è un quarto set che per vari motivi, il terzo set che per vari motivi l'abbiamo perso, come ho detto prima quel cambio lì ci ha un po' fregato, più molti errori nostri. Però abbiamo avuto una reazione importante nel quarto che mi fa ben sperare per la gara di ritorno. Coach Saia, iniziano con una vittoria i playoff del Volley Soverato, una partita sofferta come era da attendersi perché nei playoff sappiamo tutte le partite sono difficili, ma un Soverato che ha dimostrato un gran carattere, ha attraversato dei momenti difficili durante il match però non si è mai abbattuto. Sì, è stata come da previsione una partita molto combattuta e molto nervosa, una partita che è andata a strappi. Chi arriva ai playoff ovviamente li gioca per vincere, per dare tutto quello che ha di rimasto come energie nervose e come energie fisiche sul campo. E oggi abbiamo assistito ad una partita magari non bellissima dal punto di vista tecnico, ma molto combattuta, molto sofferta dal punto di vista mentale e della tensione. Ripeto, una partita che è andata a strappi, un po' dalla parte nostra, un po' dalla parte loro. Noi ci siamo irrigiditi in alcune situazioni, permettendo loro di creare un break e che abbiamo fatto fatica a colmare. Però poi siamo ritornati lì, abbiamo sfruttato anche chi di solito gioca meno, che ha dato il suo contributo e ci ha dato la possibilità di arrivare in fondo a questa partita e di partire 1-0. Svolta probabilmente della gara sul 13-20 del terzo set, quando avete rimontato, chiuso al photo finish, poi nel quarto, vero è stato equilibrato, però avete quasi sempre condotto. Sicuramente quel terzo set vinto in quel modo vi ha dato una spinta maggiore. Sì, ripeto, è stata una partita molto nervosa, dominata più dalla sensazione, dalla pancia che dalla testa. E quindi aver chiuso il set in rimonta in quel modo ci ha sicuramente dato quella carica per poter rientrare in campo ed essere più incisivi e più decisi soprattutto in fondamentale di muro difesa. Ilaria De Michelis è una delle principali protagoniste di questa vittoria sofferta del Volley Soverato 3-1 contro il Brescia. Nei playoff sappiamo che l'importante è vincere, logicamente oggi ci sono state delle difficoltà ma c'era da attenderselo contro comunque una squadra ostica che ha delle individualità importanti. Sì, loro sicuramente sono una promossa che ha fatto molto bene in campionato, diciamo che è passata per ultima ai playoff e non aveva neanche niente da perdere, quindi voglio dire è venuta qua a testa alta e
permettendosi anche il rischio di rischiare qualcosa in più, quindi hanno iniziato comunque a metterci in difficoltà, ma noi siamo riusciti a stare in partita e questo secondo me è un grande passo per la nostra squadra. Avete saputo soffrire nei momenti di difficoltà, indice del fatto che questa squadra cresce anche dal punto di vista del carattere e della mentalità oltre che del gioco. Sì, quella mi sembra la cosa fondamentale di questa partita, nel senso che ci sono state altre partite che mollavamo di testa nonostante fossimo comunque in semipartita, però questa secondo me è stata fondamentale perché vuol dire che siamo cresciute, vuol dire che abbiamo capito che c'è bisogno di tutte dalla prima all'ultima e così è stato poi. Paradossalmente dopo il primo set vinto 25-16 si è avvertita forse un po' di tensione anche nella squadra, l'importanza sicuramente della partita e tra virgolette l'obbligo di partire bene perché si giocava in casa per sfruttare il fattore campo. Sì, sicuramente c'era da parte di tutti il desiderio di fare bene, quindi questo un po' di pressione la mette. Loro secondo me si sono guardate un po' in faccia, come ho detto prima, hanno iniziato a rischiare qualcosa in più, che il primo set magari erano anche loro un po' tirate. E noi abbiamo iniziato a patire un po', però importante è stato comunque rimanere attaccata alla partita. Oggi una risposta importante anche da Limareva che è entrata dalla panchina, vi ha aiutato molto al posto di Costanza Manfredini, indice del fatto che questo gruppo veramente può fare affidamento su tutti. Sì, se comunque siamo qua secondo me anche e anche soprattutto merito della panchina, perché al di là del fatto che chi gioca più chi gioca meno, se siamo arrivate qua e siamo a giocarci questi playoff da quarte classificate, anche perché gli allenamenti comunque sono di altissimo livello e i giocatori che giocano di meno riescono comunque a renderci il livello di allenamento molto alto. Lena è stata bravissima, un punto di riferimento anche per magari noi che eravamo in quel momento un po' col fiato corto, però veramente c'è bisogno di tutti, dalla prima all'ultima e da qui alla fine dei playoff. Passiamo al calcio, vittoria del Catanzaro per 1-0 sul Siracusa ottenuto nella 35esima giornata del girone C di Lega Pro. Al Nicola Ceravoli i giallorossi conquistano così 3 punti importanti e utili per continuare la lotta salvezza. Sì, sicuramente gli obiettivi erano diversi, noi ci giocavamo tutto un campionato, loro si giocavano una eventuale migliore posizione, quindi questo ha prevalso. E peccato che abbiamo sofferto fino alla fine, quando potevamo chiudere la prima abbiamo rischiato poi in un'unica occasione nel finale, però ritengo che per quanto fatto vedere la vittoria ci stia tutta. Io non li ho visti i risultati, non so se i ragazzi forse hanno percepito, hanno sentito qualcosa, perché poi alla fine a noi interessava fare il nostro, che abbiamo fatto. E è ovvio che guardandoli adesso a mente fredda fa sì che si fa, ma si fa poco. Quindi 10 partite, abbiamo fatto 14 punti, che è una media da sesto o settimo posto, ma siamo sempre più giù, quindi c'è qualcosa che non quadra. E qua bisogna arrivare ai primi per cercare di arrivare ai quinti ultimi. È una media che francamente non... è difficile. No, non è che mi convince poco, è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti, questa è una media da, stiamo facendo una media da sesto o settimo posto, ma siamo... se perdevamo eravamo ultimi, quindi c'è qualcosa che assolutamente non possiamo puntare il dito contro nessuno, però mi sembra un'anomalia incredibile. Quindi sa di fatto che abbiamo ancora 3 partite e abbiamo il dovere di cercare di vincere tutte e 3, di fare un qualcosa di, non dico straordinario, ma qualcosa di forse anche di logico in questo momento, perché 3 su 3 sarebbe un 100% di realizzazione. Questo è proprio, dovremmo essere chirurgici in questo senso qua, quindi veramente... Però se vogliamo strapparci un sorriso, pensiamo che abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo vinto al cospetto di un avversario comunque quotato che ha dimostrato il suo valore, quindi da martedì ci prepareremo per quest'altra battaglia. Mister, condivide cioè, quella sensazione che vuole un po' il Catanzaro più determinato quando davanti l'avversario è anche solo sulla carta più impegnativa? Può essere anche per il fatto che quando forse te la giochi sul piano squisitamente tecnico a tratti si vedono anche delle cose alla pari,
quando i toni agonistici si elevano, quando la partita si mette sui binari dell'esperienza, della scaltrezza, vengono fuori i nostri limiti. Basti vedere che noi giocavamo con 2,94 in mezzo al campo, i loro dirimpettai erano due classi 82 che hanno oltre 500 partite a testa, quando arretrava Catania che è un 81, quindi avevano tre giocatori, è vero, un po' datati, ma di estrema esperienza e qualità, e quindi in alcuni frangenti della partita questa la paghi. Però adesso, visto quello che ha appena detto, insomma, Vibo sarà dura anche per questo, insomma, la Vibonese è una Vibo è durissima da... perché la Vibonese è una squadra che ha fatto un mercato di primissimo piano a gennaio, una squadra che aveva percepito il pericolo e quindi è andata a mettere le pezze, è andata a porre rimedio a quello che erano le lacune, e quindi direi che non mi sorprende affatto, perché ritengo che abbia giocatori di categoria, mestieranti, giocatori di esperienza e anche giocatori di buona qualità, con un allenatore esperto. Una vittoria che tiene in corso il Catanzaro? Sicuramente. No, sono tutte, da qui alla fine, tutte partite importanti, definiamole finali. Questa era la prima, dovevamo vincere, è importantissimo, oggi c'erano solo i tre punti in palio per noi. Una partita difficile, però secondo me l'avete affrontata con l'approccio giusto, no? Con il filo giusto. Sì, vabbè, l'approccio doveva essere per forza quello, come detto, queste partite vanno affrontate tutte così, se non anche in modo migliore, se possiamo. Però abbiamo dimostrato ultimamente che soprattutto le partite in casa, gli approcci con Catania, Foggia, squadre comunque sono lì su, sono stati sempre questi, abbiamo messo in difficoltà tutti e oggi è importante vincere. Forse perché le squadre che stanno in fondo in classifica hanno un tipo di gioco diverso, non ci lasciano molto spazio, è molto un gioco a calcioni, definiamolo così. E noi quando abbiamo spazio però riusciamo a fraseggiare bene, quindi magari ci troviamo meglio. Ma noi abbiamo dimostrato che comunque a Reggio, a parte 10 minuti, un quarto d'ora del secondo tempo in cui eravamo forse un po' stanchi, forse loro hanno un pochettino preso un po' di fiducia, abbiamo dimostrato che comunque la partita anche lì l'abbiamo fatta. E a Vibo dobbiamo andare lì anche lì per vincere e soprattutto per giocare come abbiamo dimostrato ultimamente. Senti, ultimamente insomma, io ho notato un calo delle tue prestazioni, oggi invece è un po' meglio. Che cosa è successo nell'ultimo periodo? Probabilmente un attimino di dovuto rifiatare, o forse un aspetto psicologico, cosa è stato? Sinceramente sì, l'ho notato anch'io e se lo sapessi forse non avrei risolto il problema, forse questo calo non ci sarebbe stato. E credo sia stato un fattore sia fisico sia magari anche psicologico legato al momento che non riusciamo a ottenere avere quello sprint di due vittorie, una vittoria, tre pareggi. Invece diciamo, c'erano troppi complimenti? No, anzi io sono una persona che sono molto autocritica e appena faccio male mi critico da solo pure parecchio. E questo per oggi è tutto, noi vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del TG DS1 TV.